sono stati molto contenti. Ringrazio la parte di innovazione, Luca Barbieri e Antonio Longo che si occupano dei media e stanno facendo la diretta sui social. E ringrazio anche Marco Angelucci che fa da moderatore, come Asso Stampa siamo parte nell'organizzazione di questo evento. E ringrazio naturalmente Michele Morozzo per aver accettato la nostra proposta ed essersi stupito della nostra presenza. Lo chiamo sul palco per un talk iniziale. Ah, una piccola cosa, lui parlerà italiano, che è una delle tante lingue che parla. Naturalmente non sarà così fluido come in inglese, ma dentro di mettere le mani avanti, però io vi assicuro che si capirà tutto perfettamente, perché in questa ora in cui siamo stati assieme non abbiamo avuto problemi. Lo dico sul palco per un talk iniziale e buona serata. Buonasera, come ha già detto Sergio, io farò questo talk in italiano, però devo dire che questa non è la mia lingua operativa, quindi se dimentico qualcosa dovete dirmi parole, insomma, frase. Devo dire anche che io non mi preoccupo della sanità o della scienza o diciamo della salute, sì, io mi preoccupo del capitalismo digitale, sì, di queste piattaforme digitali come Uber, come Google, come Airbnb. Però ho scritto un articolo l'anno scorso dedicato a questo tema di fake news, dove io cerco a collegare in qualche modo ciò che sta succedendo con la discussione anche sulle fake news con la nostra incapacità di capire e discutere tanti problemi che provengono dal capitalismo digitale. Ciò che io ho scoperto nel mio lavoro, nella mia ricerca degli ultimi 5-6 anni è che nella nostra società esiste una certa resistenza anche a riconoscere l'esistenza del capitalismo digitale. Perciò noi parliamo dei problemi un po' anche fake, come fake news in questo caso, e questo determina anche il modo della discussione, sì? Il modo in cui noi cerchiamo di capire cosa sta succedendo e che possiamo fare. Io credo che questo fenomeno di fake news è un buon esempio, un bel esempio di questa incapacità che adesso abbiamo di capire il cambio anche strutturale nella nostra società che sta succedendo a causa di queste tecnologie digitali, di cui io parlerò un po' di più nel mio talk. E come possiamo, diciamo, entrare in questo tema di fake news? Io credo che è ovvio, è evidente forse a tutti quanti, che sempre esistevano le persone, le organizzazioni, sì, che volevano approfittare dei media, sì, per diffondere le balle, sì? Ciò che adesso chiamiamo fake news. Questo non è una novità, sì? Però ciò che è cambiato, come possiamo osservare adesso, è che esistono anche le infrastrutture per farlo in un modo molto economico. Si può fare questo in un modo, diciamo, molto facile, senza avere nessun, diciamo, nessun giornale, nessun media del tipo mass media di cui parlavamo prima. Sì, e tutto ciò è possibile perché il capitalismo digitale è riuscito a costruire un modello, costruire un sistema dove la pubblicità, sì, questo online advertising, come si dice in inglese, può finanziare tutta questa attività. Sì? E non solo questo, ma anche le piattaforme che
controllano queste infrastrutture digitali, loro hanno creato anche incentivi per raccogliere i nostri dati. Questo è evidente per voi, perché loro hanno un rapporto molto diretto tra la raccolta dei dati nostri e la qualità della pubblicità che loro possono vendere ai suoi clienti. Sì? Quindi la logica del sistema che loro hanno costruito è basato su ciò che io chiamo l'estrattivismo dei dati. Sì? Perché all'inizio, 10 anni fa, 15 anni fa, le piattaforme come Google o Facebook hanno capito che si può prendere e raccogliere tutti i nostri dati e utilizzarli per migliorare le sue offerte delle pubblicità, sì, e farli un po' più rilevanti, perché loro possano caricare, ad esempio, i nostri interessi, sì, alle offerte di clienti che vogliono fare pubblicità attraverso Google o Facebook, ad esempio. Sì? Però loro hanno capito anche che non c'è nessun limite alla raccoglienza di questi dati. Quindi loro possono anche costruire le sue piattaforme per accelerare questo processo. Quindi loro possono disegnare anche tutti questi servizi in un modo in cui loro creano anche incentivi per clicare di più. Sì? Sì, sì. Quindi loro vogliono creare dispositivi e piattaforme dove noi produciamo il massimo numero, sì, dei clicks. Sì? Questo è evidente. Quindi loro creano una forma della dipendenza. Sì, perché questo è un meccanismo che diventa molto quasi additivo, sì? Funziona quasi come una droga, perché loro hanno capito che con alcune intervenzioni a livello tecnologico del design, sì? Loro possono accelerare anche questo processo dell'estrattivismo dei dati. Io credo che all'inizio c'era solo una logica che, diciamo, spingeva tutto questo sistema. E questo, come ho già detto, era la logica della pubblicità, di advertising. Però, 5 anni fa, loro hanno scoperto che gli stessi dati possono stati utilizzati anche per produrre qualche servizio dell'intelligenza artificiale. Sì, io non posso spiegare tutto ciò in 15 minuti, però i sistemi più avanzati dell'intelligenza artificiale, quelli che sono basati sul modello di deep learning, sì, in inglese si dice così, questi sono stati avanzati in ultimi 5-6 anni molto, sì, perché queste piattaforme hanno tutti questi dati a loro disposizione e utilizzano questi dati per migliorare la capacità di questi sistemi a riconoscere, ad esempio, oggetti, a riconoscere foto, a riconoscere anche, diciamo, i testi che noi scriviamo. Voi forse avete notato che anche Google Translate, sì, questo sistema delle traduzioni online è migliorato molto negli ultimi 3 o 4 anni, e questo è successo grazie a tutti questi dati e al nuovo sistema dell'intelligenza artificiale che loro hanno introdotto. Quindi questo processo dell'estrattivismo dei dati adesso ha un altro, diciamo, un'altra logica, non solo quella dell'advertising, e questo continuerà per altri 5-10 anni. Sì, e noi possiamo anche discutere gli effetti di questo, perché l'economia digitale è proprio basata su questo. Sì, queste piattaforme vuole
offrire i loro servizi a noi quasi gratis, perché noi non paghiamo per nulla, sì? Noi non paghiamo quando utilizziamo YouTube, non paghiamo a utilizzare Google Scholar, sì? Tutti questi sistemi, anche Facebook, sono gratis, sono gratuiti, sì, ma loro sono gratis solo perché i nostri dati hanno un valore che queste aziende possono utilizzare anche negli altri, diciamo, negli altri sferi della loro attività. E questo significa che forse fra 5-10 anni arriverà un momento in cui loro non hanno più bisogno di noi, perché loro hanno raccolto abbastanza dati per tutti questi servizi dell'intelligenza artificiale che sono molto più rentabili. Anche del sistema dell'online advertising, che loro, che anche adesso sono molto rentabili per queste aziende. Quindi questo è un processo dietro dell'economia digitale che noi non riusciamo a capire bene, e per questo continuiamo a dare i nostri dati a queste piattaforme, a queste aziende. Però, quando discutiamo fake news, sì, è ovvio che se noi vogliamo creare un sistema dove tutti questi, diciamo, organizzazioni o estremisti o populisti, o non possiamo inventare anche un altro termine, per un'altra parola per descrivere tutti questi gruppi, se noi vogliamo creare un mondo dove loro non hanno la capacità di diffondere tutte queste balle così facile e con un successo così grande, noi dobbiamo creare un'altra infrastruttura, sì, un'altra, diciamo, un altro modo anche per finanziare la produzione dei dati, ma anche la produzione del contenuto online, che non sarà collegato, non sarebbe collegato alla logica dell'estrattivismo dei dati. Sì, questo per me è ovvio. Se noi vogliamo, diciamo, emanciparci da questa logica dove queste piattaforme adesso vogliono farci cliccare di più, sì, loro vogliono forse aumentare il numero di clicks che noi facciamo ogni minuto, ogni secondo, ogni mese. Noi dobbiamo creare un sistema, un'infrastruttura della nostra vita e della nostra economia digitale che non è collegata alla logica della pubblicità, ma anche alla logica della raccoglienza di questi dati per creare intelligenza artificiale. Quindi se noi possiamo finanziare questa infrastruttura in un altro modo, forse dove noi riusciamo a spingere queste aziende o queste piattaforme e farle pagare le tasse, per esempio, sì, dove noi possiamo forse mobilizzare anche altri risorsi a livello delle città o a livello del, non lo so, del comune, possiamo anche creare e pensare e immaginare altri modelli. Però senza questo, diciamo, senza questo modo alternativo di finanziare la creazione e la distribuzione dei dati, del nostro contenuto, ma anche della nostra attività online, sarebbe molto difficile evitare il problema dei fake news, perché è ovvio che esistono gli altri meccanismi che i nostri leader, diciamo, discutono adesso, sì? E che vogliono fare loro. E qui noi incontriamo, per un'altra volta, noi incontriamo questa resistenza mica a riconoscere l'esistenza del capitalismo digitale, perché loro forse capiscono che c'è un problema enorme con il potere che adesso Google, Facebook, Microsoft, Amazon e altri hanno sulla nostra economia, sulla nostra vita, sulla nostra anche attività politica. Però loro non sono capaci di riconoscerlo, perché anche questi, diciamo, leaders che abbiamo hanno fatto tutto per accelerare il trasferimento, sì? Il trasferimento di questo potere a queste aziende, sì? Quindi è anche la colpa loro. Quindi che fanno loro adesso? Loro vogliono
accelerare la nostra dipendenza su queste piattaforme, in queste aziende. Loro vogliono utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale che queste piattaforme hanno sviluppato per combattere le fake news, per combattere queste bug. Quindi il principio alla base della loro soluzione sarà utilizzare questi meccanismi dell'intelligenza artificiale per riconoscere il contenuto che forse può essere fake news, sì? E poi eliminarlo. Sì, o forse fare qualcosa per avere un editore umano, non lo so, prendere il redattore, sì, fare una persona umana a leggere questo fake news, sì, ciò che era suggerito come fake news o era, non lo so, marcato come fake news, e poi fare qualcosa in modo manuale. Però voi potete vedere che qui, dentro questa risposta, noi osserviamo che loro vogliono continuare con il capitalismo digitale che abbiamo adesso, loro vogliono anche accelerarlo, perché è evidente che l'unico modo di fare questi sistemi capaci di riconoscere le fake news è dare anche più dati a loro, sì? Perché questo è l'unico modo per creare tutti questi meccanismi dell'intelligenza artificiale. Quindi l'argomento di aziende come Google, come Amazon, come Facebook, che adesso cercano a trovare un modo di combattere anche fake news, perché questo diciamo è qualcosa molto negativo anche per il loro brand, è accelerare il sviluppo dell'intelligenza artificiale. E l'unico modo per farlo adesso è raccogliere tutti i dati che loro non sono riusciti a raccogliere fino adesso, e accelerare il sviluppo del capitalismo digitale. Se per me anche questo non è qualcosa di positivo, perché io non ho il tempo per discutere il stesso problema del capitalismo digitale, perché possiamo parlare dei suoi effetti sul lavoro, sulla società, sulla politica, tutto ciò. Io posso fare una presentazione di 5 ore forse in italiano, non so se sono capace, però questo non è semplice. Però io solo voglio dire che noi qui possiamo vedere, possiamo osservare che il nostro, classe, sì, classe politico, come si dice, sì, classe politica, non è capace di fare niente altro che sottomettersi, scusa, che io mischio anche francese, spagnolo, portoghese, anche tedesco, a sottomettersi alla continuazione della dominanza di queste piattaforme. Sì? Quindi l'altra alternativa, sì, che vuole utilizzare l'intelligenza artificiale per fare tutto ciò che ho già spiegato, anche ha rischi enormi per la libertà dell'espressione online, ma anche per gruppi che non sono, d'accordo con la linea ufficiale dei nostri elite, sì, dei nostri elite. Quindi per me l'unico modo per combattere questo problema, io non voglio dire che fake news non è un problema reale, sì, è ovvio che ci sono gli effetti seri sulla società, sull'atteggiamento che noi abbiamo verso la scienza e un sacco di altre cose, però ci sono modi diversi per combattere. E io voglio dire che è ovvio che il problema che dobbiamo confrontare è il problema della velocità della distribuzione di questi bug, e non solo dell'esistenza di questi bug, perché la loro esistenza è solo un effetto normale della libertà dell'espressione online. Ma se noi riusciamo a costruire un'altra infrastruttura
per, diciamo, finanziare questo contenuto online, noi possiamo minimizzare, sì, l'effetto di questi balli, perché se non c'è nessuno che riesce a trovarli, loro non hanno nessun effetto. Sì? E la unica ragione per cui ci sono un sacco di gente che riescono a vederli e leggerli questi balli è perché la logica che spinge il sviluppo dell'economia digitale favorisce le distribuzioni di queste notizie false, di queste fake news. Quindi dobbiamo cambiare le direzioni in cui la nostra economia digitale sta andando. Questo è per me qualcosa di semplice, qui forse io finisco. Se volete possiamo anche discutere il problema del capitalismo digitale, anche oltre del fake news, io sono, diciamo, molto disponibile a discutere anche questo, però su fake news questo, diciamo, è il mio contributo. Grazie. Buonasera anche da me, sono Marco Giannucci, presidente dell'Associazione Stampa di Bolzano. Ci siamo, posso dire, buttati a pesce appena abbiamo saputo che Canale Scuola invitava Morozov a Bolzano e ci siamo offerti di sostenere questo incontro proprio perché le fake news sono un problema al centro della nostra professione e del futuro del giornalismo. Quindi grazie a Evgeny da questa sera che so già di più, spero di saperne, anzi sono sicuro di saperne di più anche dopo le domande che sto per fare, che abbiamo preparato insieme. Innanzitutto io volevo chiedere come e quando hai iniziato a occuparti di capitalismo digitale e di riflesso di fake news. All'inizio io studiavo, diciamo, il potere di Silicon Valley, diciamo, sì, di queste aziende digitali che avevano, noi forse continuano a avere un'influenza enorme, un effetto enorme, un potere enorme sulla politica esterna degli Stati Uniti. Quindi io ho scritto il mio primo libro quasi 10 anni fa, che si chiama The Net Delusion, è stato tradotto in italiano come l'ingegneria della rete, non è, diciamo, la traduzione giusta, però io a questo punto non parlavo italiano, quindi non avevo nulla. E lì io volevo capire perché i nostri politici hanno questo atteggiamento abbastanza strano verso Silicon Valley, perché per me anche ora era evidente che questa è un'industria con effetti non solo positivi ma anche negativi, perché il business model che loro hanno scelto è un business model con effetti abbastanza ambigui. Quindi io volevo capire gli effetti di questi business model sul mondo, diciamo, non dei paesi sviluppati, ma dei paesi tipo Belarusia, dove vengo io, sì, anche Russia, anche Cina, sì, perché 10 anni fa c'era un sacco di gente che pensavano che forse con Twitter, con Facebook, con la digitalizzazione delle società, noi possiamo anche accelerare la democrazia globale, sì? possiamo fare cadere tutti questi regimi autoritari, governi autoritari, se la gente comincia a leggere Wikipedia, loro possono scoprire l'esistenza dei abusi dei diritti umani nel suo paese. Quindi per capire perché esiste questa tendenza anche nella logica del potere a anche celebrare l'effetto di queste aziende, perché è
era evidente che anche allora questi governi autoritari già usavano e utilizzavano gli stessi dispositivi e le stesse piattaforme per spiare, sì, per fare sorveglianza, per censurare tutta questa attività umana, anche per fare propaganda. Quindi 10 anni fa, nel mio primo libro, io ho scritto un capitolo che in inglese si chiama Welcome to the Spinternet, o qualcosa del genere. E the Spinternet in inglese ha un significato molto particolare, perché spin è quasi qualcosa del male. Se spin è tipo PR negativo, sì? E quindi questa parola spinternet, sì, per me era già l'inizio del fake news, perché era evidente che, per esempio, in Russia, ma anche in Cina, i governi pagavano a blogger, a un sacco di gente, per fare commenti online, per spingere le discussioni in direzioni che erano favorevoli all'interesse del governo. Però questo era già evidente 10 anni fa. Però quando io ho cominciato a scrivere questo libro, poi anche un sacco di saggi, anche il mio secondo libro, io non riuscivo a collegare, diciamo, ciò che io osservavo nel mondo della politica con ciò che succedeva nel mondo dell'economia. Quindi io non parlavo del capitalismo digitale, io non utilizzavo questo, diciamo, termine del capitalismo, perché per me questo era quasi qualcosa, diciamo, di, non lo so, normale, che c'è un progresso tecnologico, scientifico, e forse Google e Facebook rappresentavano, diciamo, il vanguardia di questo progresso. Però poi, se io ci pensavo un po' e ho capito che l'emergenza e anche la scienza, sì, di queste piattaforme nella nostra società è collegata anche con la crisi finanziaria, per esempio, che c'è un sacco di fattori basati sulla situazione economica, che noi dobbiamo capire per capire perché questi padroni dei dati hanno un potere così forte. Quindi, e poi fake news era, diciamo, io, come ho già detto, io parlavo e scrivevo di fake news prima dell'esistenza di questo, diciamo, termine, sì? Però devo dire che anche io volevo utilizzare forse questo momento l'anno scorso, quando tutti i giornalisti volevano parlare di fake news. Io volevo anche utilizzarlo per illustrare e per far vedere a tutti perché se noi non parliamo del capitalismo digitale, noi perdiamo un sacco di elementi della nostra analisi che può migliorare la nostra capacità anche di fare qualcosa a livello politico. E adesso sì, tutti si svegliano e dicono che Google e Facebook sono troppo pericolose per la nostra democrazia, sì, e poi se osserviamo che fanno i nostri politici, in Francia Macron può andare a Davos e dire che sì, c'è un problema enorme a livello digitale, e poi anche invitare Google e Facebook a aprire i centri dell'intelligenza artificiale a Parigi. Sì, quindi questo è un problema che abbiamo, perché diciamo, i politici del centro-destra o anche centro-sinistra non hanno un altro programma che accelerare il sviluppo di queste piattaforme digitali, perché per loro queste rappresentano innovazioni, queste rappresentano, diciamo, qualcosa molto chic, sì, perché tutti vogliono andare a Silicon Valley e vogliono fare una foto con Mark Zuckerberg. Sì, questo rappresenta qualcosa molto, non lo so, forse non favorevole, però molto attrattivo a loro. Sì? E quindi vediamo, no, adesso va anche questo, questa è Alexa.
l'infrastruttura di città. Il capitalismo, anzi, i nostri strumenti digitali non amano che si parli di capitalismo digitale sempre, però noi lo facciamo lo stesso. Sì, tu hai tirato in ballo prima il fatto come Facebook sia passato da essere uno strumento rivoluzionario, ad esempio nella primavera araba si è parlato del ruolo dei social media, di internet, quando in Egitto insomma, l'accesso al web era limitato a una ristrettissima elite, eppure si è ingigantito il ruolo di Facebook, quasi come se fosse stato Facebook a creare e a organizzare la rivolta dei gelsomini in Tunisia o quella di Piazza Tahrir in Egitto. Adesso, oggi, è diventato invece un problema, è un veicolo di diffusione delle fake news. Esattamente, cos'è che ha fatto fare, secondo te, questo click anche ai governi? Da quando è cambiato? Da quando Facebook, Twitter e in generale i social media da elemento democratico sono diventati un elemento invece da combattere, almeno per i governi diciamo dell'Occidente, dell'Europa, degli Stati Uniti? Io devo dire che io seguo questo dibattito diciamo negli Stati Uniti ma anche in Europa, quindi cerco a diciamo, capire che cosa dicono i giornali in Spagna, ma anche in Italia, in Francia, in Germania. Devo dire che il discorso su questi temi non è mai stato molto profondo. Quindi 10 anni fa, 8 anni fa, quando parlavamo di questa primavera araba, io non credo che giornalisti che dicevano che qui possiamo osservare una rivoluzione di Facebook, o fatto su Facebook, o dove queste tecnologie hanno fatto un contributo enorme, non penso che loro hanno proprio fatto le ricerche e hanno capito bene tutti questi meccanismi. Anche questo era diciamo qualcosa molto, non era molto profondo questo analisi. Quindi nel mio primo libro io volevo anche capire come possiamo, non lo so, che cosa stava succedendo per esempio a Tehran, sì, in Iran, quando CNN, New York Times, anche i giornali italiani parlavano di questa, non primavera araba, però questa Green Revolution, sì, questa rivoluzione, sì, a Iran. E poi sì, c'era un sacco di messaggi su Twitter che sono stati mandati, ma la maggior parte di questi messaggi sono stati mandati da account che erano negli Stati Uniti, erano diciamo la diaspora di Iran. Sì, e poi a livello locale sì, c'erano manifestazioni, c'era un sacco di gente per strada, però loro non sono stati mobilizzati con Twitter, sì, c'erano altri dispositivi, altri meccanismi, quindi ogni volta, e adesso con fake news possiamo osservare qualcosa molto similare, no? Molto, sì, diciamo, qualcosa del genere, anche però quasi l'opposto, sì, perché adesso abbiamo cambiato l'idea e gli stessi giornali vogliono dire che no, tutti questi piattaforme sono molto importanti, e loro hanno un effetto enorme su tutto, sì? Quindi Twitter o Facebook sono riusciti anche a determinare le elezioni americane. Sì, per me questo diciamo, è qualcosa molto, io non posso prendere per sé questo tipo di analisi, perché in questo caso è evidente che non siamo capaci di parlare non solo del capitalismo digitale, ma anche del capitalismo. Perché è ovvio che c'è una crisi enorme sociale, economica degli Stati Uniti, di cui il Partito Democratico non è capace di parlare. Perché è ovvio che anche la colpa loro.
che questa crisi è così forte, e invece di parlare di questi problemi sociali e economici, di cui loro sono responsabili, in parte, anche che Obama era molto pro Silicon Valley, e in generale tutti questi processi della raccolta dei dati, tutto, tutto diciamo, questo è un progetto del Partito Democratico negli Stati Uniti. E quindi invece di parlare di questo, loro preferiscono di parlare di fake news, dove quasi tutto che sta succedendo nel mondo è determinato attraverso di Facebook e Twitter. Questa, diciamo, è la logica dentro la sua analisi. Quindi, per me, la cosa più interessante, la cosa più importante è capire, diciamo, le origini, le radici di questo discorso, perché sì, possiamo fare studi seri, empiriche, sulle distribuzioni delle informazioni false, per esempio sulle paglie, sulle fake news, possiamo farlo, però la maggior parte dei giornali che scrivono su fake news non fanno nessuna ricerca. E la maggior parte dei think tanks negli Stati Uniti che vogliono, non lo so, puntare il dito a Kremlin o Putin o Wikileaks, anche loro non fanno tanto ricerca, loro trovano due o tre punti, o trovano, non lo so, 30 account su Twitter che sono, non lo so, in qualche modo inseriti nel discorso contro Clinton, ad esempio. E loro poi vogliono creare un narrativo che, di nuovo, dice che, diciamo, queste piattaforme, come era il caso per loro nella primavera araba, sono più importanti degli altri fattori geopolitici, locali, sociali, così. Quindi dobbiamo anche capire questo, non possiamo solo continuare in modo in cui anche le elementi basiche, diciamo, delle discussioni sono già determinate da loro. Perché loro adesso dicono che la unica cosa di cui possiamo parlare sono, non lo so, è la Russia, il ruolo di Putin e poi il ruolo di Facebook. Però, va bene, possiamo parlare anche di questo, ma se noi vogliamo evitare un altro Trump, non è sufficiente parlare di Facebook. E per me è evidente che non è sufficiente aspettare che Facebook possa creare un'altra piattaforma dell'intelligenza artificiale, così non lo so, creando un sacco di problemi per la gente che perdono il loro lavoro, e con questa intelligenza artificiale possiamo combattere questo problema. Sì, questo è il modo per semplificare il problema invece di fake news. Sì, la medicina rischia di essere il peggiore della malattia, anche perché proprio perché per contrastare le fake news si stanno profilando interventi legislativi che vanno poi a colpire quella che è la libertà di espressione e dal mio punto di vista anche il diritto dovere di cronaca. E sicuramente sono un problema da tenere presente, però come ci insegni tu, bisogna andare a vedere anche l'infrastruttura. Ecco, sempre dal punto di vista di quello che è il futuro dei media tradizionali, tu prima hai detto che questo meccanismo non si può spezzare se non si trova un modo alternativo per finanziare i contenuti online. Uno dei problemi che effettivamente hanno poi i media tradizionali è quello dei propri contenuti che vengono sistematicamente saccheggiati online, diventano di dominio pubblico. Quale potrebbe essere una strada alternativa? In Francia hanno tentato di far girare, per esempio, ai produttori dei contenuti una parte dei soldi della bolletta del telefono, una tassa, il telefono costa, internet costa un po' di più e questo va a finanziare i giornali. Potrebbe essere questa una strada per spezzare questo meccanismo? Sì, no, ma credo che tutto dipende da quale problema vogliamo combattere. Se vogliamo
trovare una soluzione al problema dei giornalisti, sì, se vogliamo, non lo so, creare un modo per finanziare i giornali, se sì, possiamo discutere una riforma un po', diciamo, similare a ciò che è passato in Francia. Però la ragione per cui io volevo introdurre questo concetto del capitalismo digitale, perché ci permetta a riflettere in un modo un po' più ampio su anche altri problemi che dobbiamo confrontare. Sì? Poi non possiamo dire che solo i giornalisti perdono il suo lavoro grazie a fake news, perché il problema non è fake news, il problema è, come ho già detto, questo estrattivismo dei dati, e poi questi dati sono utilizzati per diciamo, per creare questi sistemi dell'intelligenza artificiale che ci rendono senza lavoro, tutti di noi, non solo i giornalisti. Sì, quindi dobbiamo trovare un sistema un po' più comprensivo, sì, un po' più ampio, dove noi dobbiamo anche rendere conto che il tempo in cui viviamo adesso è un tempo del cambio proprio strutturale, un po' come la rivoluzione industriale 200 anni fa, quando tutto veniva discusso di nuovo, in un modo molto ambizioso, in un modo molto, diciamo, ampio. Sì? E noi facciamo questo tipo di analisi da forse 80 anni dopo la creazione, per esempio, delle nostre state del benessere, del welfare state, sì? Questi sono stati le riforme più ambiziose, più strutturali, più ampi delle nostre società. Poi abbiamo abbandonato questo tipo del discorso e parliamo solo delle intervenzioni molto tecnocratiche, sì? Molto, diciamo, pragmatiche anche, sì? non è una discussione a livello strutturale. E se vogliamo fare questa discussione a livello un po' più globale, io credo che noi dobbiamo riconoscere che questi dati sono infatti l'infrastruttura della società futura, e noi non possiamo dare e sorreggere tutti questi dati a 5 aziende americane e 4 aziende cinesi, perché aziende europee a questo livello non esistono. E se noi non vogliamo creare un nuovo colonialismo tecnologico, sì, dove l'Europa dipende dalla Cina o dagli Stati Uniti, e se noi vogliamo avere un po' dell'autonomia in questo ambito, dobbiamo creare un altro sistema della proprietà dei dati, dove questi dati non sono la proprietà delle aziende, tipo Google, Facebook o Amazon, che ci offrono le servizi attraverso quale loro riescono anche a raccogliere questi dati, ma questi dati sono della proprietà nostra, la proprietà della comune, la proprietà del municipio, la proprietà forse di, non lo so, come si dice, sovrintendente spagnolo, penso Mario, del quartiere. Sì. Quindi, se riusciamo a fare questo, noi possiamo poi sperimentare con gli altri meccanismi, altri, diciamo, anche meccanismi dell'accesso a questi dati. Ad esempio, se io sono un imprenditore, io sono un centro sociale, un'associazione di cittadini, io posso avere accesso a questi dati completamente gratis, completamente gratuito. Ma se io sono Google o Amazon, io forse devo pagare per utilizzare questi dati o fare qualcosa con questi dati per creare il mio servizio dell'intelligenza artificiale. Adesso il nostro sistema funziona in un modo completamente diverso, completamente opposto, dove queste aziende utilizzano i nostri dati gratis per creare i servizi con cui loro fanno un sacco di soldi, che noi dobbiamo pagare per quasi tutto, per loro fanno con questi dati. Sì, quindi per me la soluzione ideale
di nuovo, a livello strutturale, a livello macro, sarebbe fare qualcosa con questi dati, cioè cambiare il status, della proprietà di questi dati, cambiare anche il status legale. E poi possiamo discutere quale modello vogliamo creare su questi dati. Possiamo anche creare un sistema di finanziamento pubblico della creazione dell'intelligenza artificiale basata su questi dati, che può anche essere accessibile all'università, all'imprenditore, alla società, e non essere solo la proprietà di Google, Amazon, Facebook, altri. Quindi lo so, io so che questo non è, diciamo, un'analisi che ci dice molto sulla situazione nell'ambito giornalistico, però credo che senza questa analisi un po' più ampia, noi continueremo a trovare soluzioni molto individualistiche che possono forse ci aiutare nell'aiutare un'industria come la vostra, ad esempio, ma questa non è una soluzione ideale. E anche io sono consapevole che l'industria di Silicon Valley, sì, questo, diciamo, queste aziende, loro hanno capito che noi abbiamo un sacco di problemi con privacy, con sicurezza, e adesso loro cominciano a offrire le soluzioni a questi problemi come un servizio. Sì, quindi privacy, per esempio, è diventato un servizio per loro. Questo non è più un diritto a cui noi abbiamo un accesso legale, costituzionale, dove noi possiamo aspettare che la nostra privacy viene rispetta. No, adesso privacy è diventato un merce, un servizio che Google ci può offrire a 10 euro al mese. Se noi paghiamo 10 euro, non solo a Google, ma ci sono un sacco di aziende diverse, noi faranno tutto per proteggerci. Loro forse ci danno un telefonino dove NSA non può entrare, non può, diciamo, raccogliere i nostri dati e mandarli in America. Se tutto già esiste. Allora hanno capito che la stessa cosa, ad esempio, adesso sta succedendo con la sicurezza, in questo ambito molto ambiguo della cybersicurezza, non so se dice cybersicurezza in italiano, però, e lì che possiamo osservare? Che esistono un sacco di problemi con i nostri sistemi di reti tecnologiche, che c'è un sacco di hacker che possono entrare nei nostri sistemi tecnologici, ma tutto ciò è possibile anche perché le aziende come Microsoft continuano a fare tutto per combattere gli altri metodi e modi e sistemi di produrre reti più sicure, basate sull'open source, basate sul free software. Quindi loro pagano un sacco di lobbisti per fare tutto per, diciamo, combattere le alternative che sono più sicure. Poi Microsoft arriva al governo, arrivano i nostri, diciamo, municipi, politici, dice Microsoft. Microsoft dice che, ok, sì, esiste questo problema di cibersicurezza. Noi pensiamo che questo problema non ha niente a fare con noi, i nostri sistemi, i nostri computers, e noi abbiamo un altro sistema che voi potete comprare per proteggersi, okay? Di tutti questi hackers cinesi. E non è così, diciamo, cara, vediamo questo sistema per 2000 euro al mese. E che facciamo? Noi compriamo questi sistemi perché non esistono altri modi di combattere un problema che evidentemente esiste a livello sistemico, ma noi non abbiamo la capacità di pensarlo a questo livello e non abbiamo neanche la capacità di combatterlo a livello politico, a livello complessivo. Per questo io voglio espandere un po' l'ambito in cui noi ripensiamo tutti questi problemi, e per cui perciò io voglio anche introdurre i concetti come capitalismo digitale, perché c'è un sacco di similitudini
un'inquietudine tra settori e ambiti che all'inizio ci paiono diversi, però che hanno problemi, diciamo, che non sono quelli diversi. Quindi cybersicurezza, per esempio, però privacy è la stessa cosa. Io sono assolutamente sicuro che fra 2 o 3 anni, forse anche fra 2 o 3 mesi, Facebook e Google fanno la stessa proposta, che ok, fake news è un problema molto difficile, è molto importante, e se voi a questo liceo, a questa scuola, volete pagare 200 euro al mese, noi facciamo tutto per proteggere i vostri allievi dai fake news che esistono sui nostri sistemi. E noi non possiamo pensare più perché questi problemi esistono, no? E perché Facebook è pieno di fake news. Noi li paghiamo perché vogliamo limitare le conseguenze. Sì, però questo è un problema enorme, dove senza analizzare questi business models di queste piattaforme, di queste aziende, noi non riusciamo mai a fare la politica La chiave di tutto sono i dati personali, la privacy, che sono, appunto, dici, diventati il modo con cui queste grandi aziende si finanziano. La risposta potrebbe essere quindi nella ricerca, nell'innovazione, non dipendere esclusivamente dalla tecnologia made in USA o made in China. Purtroppo vediamo anche praticamente gli effetti di questo processo che dice Evgeny. In Alto Adige qualche anno fa l'assessore all'innovazione proprio aveva fatto in modo di sostituire tutti i software open source che c'erano nel servizio pubblico con dei sistemi Microsoft, perché secondo lui erano più maneggevoli. Cioè, a livello locale, quello che si potrebbe fare è investire dal basso sulla tecnologia e su tecnologie che facciano magari lo stesso lavoro di quelle delle multinazionali, però è una strada molto difficile. Molto... Certo, no, ma ci sono vari, diciamo, vari elementi, ma anche vari, come si dice, livelli, sì, in cui possiamo lavorare. E per me è evidente che il problema che dobbiamo confrontare esiste a livello europeo, a livello globale. È impossibile aspettare che la città di Bolzano, la città di Trento, ma anche la città, non lo so, di Roma, di Milano, siano capaci di combattere Google o Amazon. Sì, adesso anche in America possiamo osservare che, ad esempio, Amazon vuole creare, avanzare un altro ufficio, sì, un altro headquarters, questa sede principale, e ci sono 20 città come New York, come Toronto, che hanno messo un sacco di soldi, un sacco di sussidi destinati a Amazon per, diciamo, creare qualche incentivo a scegliere New York o Toronto come la sua sede principale. Sì, quindi è ovvio che non possiamo aspettare molto del livello locale, però devo dire che a livello locale è possibile creare piloti, esperimenti abbastanza piccoli, però che possono essere funzionali, funzionali, sì, perché anche a livello locale c'è una dominanza enorme, e viene una dominanza enorme di queste aziende con le retoriche della Smart City, sì, con tutti questi progetti della Smart City, dove le stesse aziende come Google, ma anche come Microsoft, arrivano nelle nostre città e ci offrono servizi intelligenti basati sull'intelligenza artificiale, che poi ci rendono quasi impotente a trovare un altro modo di gestire le città, perché loro sono molto efficaci, perché adesso loro ancora raccogliono tutti questi dati,
loro possono offrire questi servizi in un modo sia gratis, sia a prezzi molto ridotti. Quindi, però, a livello locale è un po' più facile creare un'alternativa in cui la gente può anche credere, perché lo siamo, è molto facile a livello del comune, per esempio, sviluppare un sistema della raccolta dei dati diverso, dove non c'è la logica delle pubblicità, non c'è la logica dell'intelligenza artificiale, dove questi dati servono ragioni pubbliche. Il scopo di questi progetti non è commerciale. Se, e ci sono citati, cercano di fare questo, in Spagna, ad esempio, in Barcellona, anche a Madrid, ci sono programmi del genere dove loro cercano di fare qualcosa a creare alternative anche a livello della proprietà dei dati. A Amsterdam, a Google o Amazon, Amsterdam anche fa qualche esperimento in questo ambito. Però devo dire che è evidente che questo non è sufficiente, però senza creare qualche piccola alternativa alla logica della smart city, la smart city neoliberale, perché io non ho niente contro questo smart city in generale. Sì, non vogliamo creare dumb cities, sì, come un'alternativa a smart city, però a questo punto la retorica della smart city nasconde le ideologie neoliberali, sì, e questo è un altro problema che dobbiamo confrontare, che il linguaggio di Silicon Valley, sì, il linguaggio di questa tematica digitale è spesso un linguaggio che ci appare molto neutrale, ma in realtà è un linguaggio del neoliberismo, diciamo, feroce. Sì, però noi preferiamo utilizzare, parlare di sharing economy, sì, dove non c'è nessun sharing, sì, dove c'è la logica delle speculazioni, dove ci sono questi fondi di tipo questo fondo, ad esempio c'è SoftBank, questo fondo giapponese che ha investito miliardi di dollari e euro negli startups che dicono che loro sono di sharing economy, che loro rappresentano questa economia del condiviso, sì? Però in realtà loro vogliono solo, diciamo, commercializzare, sì? Sì? Quasi tutto nella nostra vita. Fanno. Noi possiamo anche discutere l'effetto di Airbnb, ad esempio, sulla nostra città, dove l'azienda, in questo caso di Airbnb, dice che loro aiutano a città media, sì? Però in realtà la maggior parte delle case che sono offerte su Airbnb in città, come Barcellona, adesso appartengono a questi fondi speculativi di Wall Street. Sì, quindi sì, la retorica è quella di sharing, ma la realtà è quella del neoliberismo finanziario feroce basato sulla speculazione e non sulla, diciamo, qualche emozione della condiviso, non so, della solidarietà. Grazie. Importante, spero che sia un po' comprensibile, però. Ah, ecco, ecco. Fanno 5 conferenze questa settimana in 4 paesi, quindi è un po' difficile finire la cosa. Non ti chiederemo di parlare tedesco almeno questo. Ah, mi incanto un po' spesso. No. Altrimenti puoi fare 6 lingue del mondo. Ha ancora senso, cioè la privacy è uno dei nodi centrali, però ha ancora senso parlare oggi di privacy? Noi abbiamo quasi tutti uno smartphone, siamo sempre collegati e in qualche modo anche tracciabili, perché l'iPhone è sempre in contatto
con la casa madre. E ha senso ancora parlare di una dimensione privata dell'esistenza quando ormai anche si lavora? Io ricevo email di lavoro anche a orari impossibili, ma e questo credo che capiti più o meno a tutti. Cioè, questa è anche una delle conseguenze, secondo te, del capitalismo digitale? Questa è una delle conseguenze del capitalismo. Purtroppo devo dire così, però, perché non è arrivato così lontano. È una cosa molto importante che dobbiamo discutere, perché ad esempio io vado spesso in Germania, dove adesso non so da dove, ma è apparso questo discorso del capitalismo digitale, quindi quasi tutti i partiti politici vogliono parlare del capitalismo digitale senza fare nessun legame col capitalismo reale o capitalismo, diciamo, finanziario che abbiamo oggi. E io non voglio fare o dare nessuna impressione che il capitalismo digitale è qualcosa che esiste a parte del capitalismo reale e finanziario. E per questo dobbiamo analizzare anche da dove provengono tutti questi fondi che poi sono investiti nelle startups. Perché non sono, diciamo, i fondi dei ricchi che hanno questi soldi da sempre. Nella maggior parte delle startups, nella maggior parte di questi fondi, diciamo, grandi come SoftBank, come ho già menzionato, questo fondo giapponese, questi sono i fondi che loro hanno diciamo prestato, sì? Grazie a tassi molto bassi, che sono la conseguenza delle crisi finanziarie. Quindi nel caso di SoftBank in Giappone, loro hanno creato, vi spiego un po' perché questo è molto interessante, SoftBank in Giappone hanno creato questo fondo che si chiama Vision Fund in inglese, e questo è un fondo che ha 100 miliardi di dollari per investire in aziende come Uber, per esempio, ma anche Airbnb, cioè ci sono, non so, 20-25 startups in cui loro hanno investito. Però il debito di SoftBank, il debito diciamo di questa azienda è 130 miliardi di dollari, quindi il loro debito è molto più ampio che i soldi che loro vogliono da investire. E per loro questo non è un problema, perché la crisi finanziaria in Giappone, cioè una situazione che dura da 20 anni, loro hanno avuto il stesso programma dei conti dei leasing che noi abbiamo in Europa da 20 anni. Quindi questo è creato una situazione in cui un'azienda come SoftBank può prestare questi soldi in un modo molto economico e poi investirli in Uber, in Airbnb, distruggere l'economia locale, e dai sisti che io non voglio difendere, però questo fa parte dell'economia locale e non fa parte dell'economia di SoftBank. E poi, diciamo, recuperano questi soldi e ripagano il suo debito. E qui non è solo Giappone e SoftBank, questo fondo che loro hanno creato, Vision Fund, ha anche i fondi dell'Arabia Saudita. Quindi loro hanno contribuito 5-6 miliardi a questo fondo. Voi dovete capire che cosa sta succedendo qui. Quindi Arabia Saudita mette questi soldi in questo fondo, che poi è utilizzato per distruggere tutti questi economie locali. Perché questa è la logica delle piattaforme. Nel caso di Uber, loro perdono soldi ogni anno. L'anno scorso loro hanno perso 3 o 4 miliardi di dollari, Uber, a livello globale. E loro possono perdere anche di più, perché loro hanno tutti questi fondi dietro. E loro sanno che loro possono continuare, non lo so, per 2 o 3 anni di più, e poi quando loro riescono a distruggere tutti questi altri compagnie di taxi, aziende di taxi, nel caso di Uber per esempio, loro possono alzare i prezzi o loro possono accelerare il sviluppo dell'intelligenza artificiale
e così rimpiazzare i tassisti, gli autisti, con questi auto guidate da soli. E così loro possono abbassare forse il prezzo un po' di più. Ma è evidente che qui c'è la distruzione dell'economia locale, ma c'è anche la estrazione del valore e il trasferimento di questo valore nell'Arabia Saudita, dove questo permette a questo sheikh andare a comprare Leonardo da Vinci, cose che vuole comprare, come lui aveva fatto. Questo diciamo la nostra economia globale, digitale, funziona così. E quindi se noi non riusciamo a capire che questo capitalismo digitale non è un capitalismo che esiste da solo, completamente isolato del capitalismo normale che noi confrontiamo nella nostra vita quotidiana, noi non riusciamo a fare nulla con questo. Quindi senza... Uber o Airbnb, ma anche Amazon e Google, loro sono solo la conseguenza delle società in cui viviamo. Se noi abbiamo passato, non lo so, gli ultimi 20 o 30 anni nella liberalizzazione del mercato del lavoro, come possiamo pensare che un'azienda come Uber non sia possibile? Dove i tassisti sono tutti, diciamo, non sono professionalisti, sì, tutto è molto precario. Uber è solo una conseguenza molto logica dei riformi che noi abbiamo introdotto negli ultimi 30-40 anni. Sì, quindi non dobbiamo pensare ad una logica della rivoluzione digitale che sia diversa dalla logica delle trasformazioni delle nostre società sotto le condizioni del neoliberismo finanziario. Però questo è l'elemento chiave che noi dobbiamo confrontare, perché se non lo facciamo noi continuiamo ad attaccare, diciamo, questi nemici molto come si dice, favorevoli a noi, perché sì, è molto facile, come 70 anni fa era molto facile dire che tutti i problemi che abbiamo sono la colpa di Wall Street o di Giudani, giusto? Adesso diciamo, cominciamo anche a dire che tutti i problemi che abbiamo sono la colpa di Facebook o di Uber o di Airbnb o di Amazon. Sì, loro sono forse, hanno contribuito qualcosa a questi problemi, ma loro sono capitalisti che, diciamo, gestiscono e lavorano in un modo molto logico. C'è una logica molto elegante che spinge Uber o Airbnb. Questo è qualcosa che secondo me è molto normale nelle condizioni che noi abbiamo creato, dove è così facile a un fondo con le soldi dell'Arabia Saudita entrare in un mercato locale, in Trento, Bolzano, Milano, Berlino, creare una piattaforma che costa nulla a introdurre, perché la stessa piattaforma esiste a Milano, a Bolzano, a Berlino, a Shanghai, perché il software è il stesso, e poi estrarre queste risorse e mandarle in Arabia Saudita o Giappone. E quindi non credo che io dico qualcosa di xenofobico, questo è un'analisi, diciamo, empirico di ciò che sta succedendo. Sì, è ovvio che per un sacco di gente in Arabia Saudita questo è qualcosa di positivo, ma per la maggior parte di noi che non abbiamo questi fondi, non abbiamo creato queste piattaforme, e dove in Europa c'era sempre questo atteggiamento molto, diciamo, laissez-faire a tecnologia digitale, noi siamo finiti in una situazione dove noi non abbiamo un'industria capace di combattere o almeno funzionare a livello di aziende cinesi o aziende americane. E quindi sì, come ho già detto, entriamo nella nuova fase di questo colonialismo tecnologico digitale, dove l'Europa diventa un vittima, non, diciamo, come sempre è stato con il colonialismo, l'avanguardia dell'esploitazione.
Sì, qui in questo caso l'Europa, almeno da quello che dici tu, è molto indietro nello sviluppo di questa tecnologia. Qualcosa si muove nel mondo russo, che sicuramente tu conosci molto meglio. Ad esempio, si è parlato di recente, sempre in relazione al fenomeno delle fake news, dell'emigrazione verso i social network russi, proprio perché di utenti che erano stati bloccati a causa della diffusione di fake news o insomma di hate speech. Si muove però quindi qualcosa in Europa, almeno dal punto di vista della ricerca, creare una qualche infrastruttura alternativa al monopolio tecnologico della Silicon Valley? Ma io credo che in Europa il problema vero è che è molto difficile dipingere il problema, sì, cioè rappresentare il problema come dobbiamo farlo, sì, come esiste. Quindi invece di pensare agli elementi politici, sì, o economici di questo problema, noi creiamo altri livelli dell'analisi che sono, non sono profondi e che sono molto, diciamo, dislegati dei sviluppi anche geopolitici. Posso fare anche un esempio. Se in Italia voi seguite questo dibattito, queste discussioni sui social, sì? Su Facebook, su Twitter, non c'è nessun elemento geopolitico ma anche economico dietro. C'è solo una discussione sulle fake news, se noi possiamo fare qualcosa per, non lo so, evitare la distribuzione di informazioni su vaccinazioni, non lo so, su queste piattaforme. Ma non c'è nessuna discussione, ad esempio, sul valore dei dati che noi produciamo. Non c'è nessun ministro. E la stessa situazione esiste in Francia e in Germania. Quindi noi continuiamo a pensare che questi social è qualcosa molto trivia, e che questi social non hanno niente da fare con l'emergenza e il sviluppo dell'intelligenza artificiale che tra 2 o 3 anni ci rende senza lavoro. Noi forse riconosciamo che c'è qualcosa che sta succedendo a livello dell'intelligenza artificiale, ma noi non siamo capaci di fare questo legame con tutta questa attività abbastanza triviale che sta succedendo sui social. E perciò noi continuiamo a avere due discussioni un po' diverse. Quindi, se vogliamo parlare dell'intelligenza artificiale, cominciamo con, non lo so, Industria 4.0, che è un slogan che è stato introdotto da un'azienda tedesca di consulting, che poi in Italia la gente pensa che sia un termine scientifico. Quindi c'è questa discussione sull'Industria 4.0, e poi c'è una discussione sui social, ma non c'è nessun legame, non c'è neanche un riconoscimento che Industria 4.0 è, diciamo, l'industria tedesca, questo diciamo la verità, questo non esiste l'altra industria 4.0, questo è un progetto tedesco, e che anche loro non hanno i dati per creare l'intelligenza artificiale a livello vicino agli Stati Uniti. Quindi sì, noi possiamo fare questo discorso che dobbiamo fare tutto per accelerare l'introduzione dell'industria 4.0, però io non sono convinto che a livello internazionale questa è un'offerta che può combattere ciò che è già offerto dall'americano e dalla cinese. Quindi l'unico modo per avere un dibattito un po' più profondo, secondo me, è non pensare di social come qualcosa di reale dove la gente parla del, non lo so, di foto di qualche attrice, non lo so, sì, ma questo è, sì, infatti è qualcosa di triviale, però questa trivialità produce anche prodotti, questi dati molto importanti, che poi trasformano il resto dell'economia.
E se vogliamo fare questo dibattito, dobbiamo capire un po' meglio la produzione del valore dell'ambito digitale. Karl Marx ha fatto contribuito tanto anni fa a capire la produzione del valore nell'ambito industriale. Questo credo abbiamo capito bene, l'esplorazione, anche come tutto ciò è collegato con il resto, la riproduzione sociale, gli altri elementi della nostra vita, anche politica. Però nell'ambito digitale è ovvio che c'è qualcosa di nuovo e diverso nella produzione del valore che noi dobbiamo capire, che noi non siamo riusciti a capire bene. E non siamo riusciti a capire anche che noi non capiamo bene che cosa sta succedendo. Questo è il vero problema, secondo me. E noi abbiamo questi ilizi, questi giornalisti intellettuali che continuano a dire che no, dobbiamo mettere via questo telefonino, come dice un periodista della Corriere della Sera. Però questo è un dibattito che possiamo fare sicuramente. Ma questo dibattito nel termine fare un dibattito non sarebbe male, però fare questo dibattito nel termine un po' meno moralistici e un po' più basati sull'analisi dell'economia politica di come, perché il problema che abbiamo e che confrontiamo adesso è che quasi l'intero del nostro dibattito sulle tecnologie digitali è condotto nel discorso troppo moralistico, dove noi diciamo che voi dovete smettere di utilizzare questi social, voi dovete capire che loro vi distruggono. Sì, per me questo non è un dibattito serio, questo è un dibattito che forse la Chiesa può fare, ma questo non è un dibattito che noi dobbiamo fare per capire gli strumenti e i meccanismi della produzione del valore nell'ambito digitale, nella sfera digitale. Sì, il problema è che la maggior parte della nostra intelligenza, diciamo della nostra intelligenza, della nostra classe intellettuale, continua con questo dibattito politico perché forse anche loro non sono capaci di capire da dove proviene questo valore nel Facebook, nel Google, nell'Amazon. Questi fondi finanziari di cui ho già parlato lo capiscono benissimo. Se voi volete essere un po' scioccati, dovete guardare solo che cosa è successo sulle borse, sulle stock exchanges, sulle borse con 5 aziende americane e anche 2 o 3 cinesi nell'ultimo anno. Quindi se noi analizziamo solo Facebook, Amazon, Apple, Google e Microsoft, queste 5 aziende americane, loro sono cresciuti, sì, in un anno. Se noi analizziamo solo il loro valore sulle borse, loro hanno cresciuto, secondo me, nella misura del... miliardi in un anno. Questa è la crescita, questo è, diciamo, ciò che loro hanno aggiunto al loro valore in 12 mesi. Sì, ma noi questo è, diciamo, non è qualcosa di triviale. Sì, questo è, non è, diciamo, di Italia, sì, ma è quasi. Sì, sì, Italia
non cresce, arriviamo anche a questi film. Sì. Quindi in un anno, sì, questo non è, diciamo, il valore totale, questo è solo ciò che loro hanno aggiunto al loro valore in un anno. Sì. E in Cina possiamo osservare qualcosa del genere, con anche le aziende cinesi, dove Alibaba e Tencent hanno creato 500 miliardi di valore solo questi due, se non osserviamo solo le borse. E sì, possiamo dire che c'è un problema enorme, forse c'è un troppo speculazione, c'è buona speculazione speculativa. Probabile, però è anche probabile che c'è qualcosa a livello strutturale nella nostra economia, nella nostra società, che renderà queste aziende le aziende più importanti di tutta l'economia. È già così, Jeff Bezos di Amazon è diventato l'uomo più ricco del mondo negli ultimi 2-3 mesi, sì, è più ricco anche di Bill Gates. Quindi, senza capire tutto ciò a livello dell'economia mondiale, anche a livello dell'economia nazionale, sarebbe difficilissimo a combattere queste aziende, perché qui il pericolo è molto più serio di quello di Wall Street anche, è quello di, non lo so, di Big Food, Big Energy, cioè di questi padroni, che non so, del cibo, dell'energia. Qui è un settore, un'industria che noi non possiamo neanche riconoscere come un nemico vero. E questo è il problema, che adesso, dopo un anno, due anni di discussione sulle fake news, sulle dipendenze digitali, sulla un sacco di problemi che loro producono, la maggior parte di gente continua a pensare che questi sono tipo, non lo so, tipo un ONG, tipo Amnesty International Digitale, che vogliono migliorare la nostra vita e che vogliono risolvere tutti i problemi del mondo, e che loro non hanno quasi nessun interesse politico-economico, e che loro vogliono solo risolvere i problemi che la tecnologia ci permette di risolvere. E questo è un, diciamo, un problema, non so perché, però sono parole in spagnolo, posso desafio, si dice. Sfida. Sì, una sfida enorme che confrontiamo. E purtroppo le nostre forze politiche, i nostri partiti politici, non ne parlano. Come potete osservare anche nelle elezioni italiane, perché qui c'è un dibattito sulle fake news, c'è un dibattito forse su cibersicurezza, ma poi questa dimensione della nostra economia contemporanea collegata all'ambito digitale proprio non esiste. Assolutamente, però forse abbiamo introdotto. Qualcuno fa ancora in tempo a metterla nel programma, perché visto, i programmi non si sono ancora chiusi. Io adesso faccio la valletta, se qualcuno ha domande, abbiamo ancora un po' di tempo, faccio il giro. Facciamo magari, ne raccogliamo 3-4 e poi facciamo. Allora, volevo aggiungere un piccolo contributo per quanto riguarda, diciamo, la situazione anche del nostro locale, no? Non si parla di regioni. Io vivo in una città che è Trento, da cui in cui si fa un gran parlare, soprattutto a livello politico, di smart city, no? Mi occupo molto di tecnologia, del comune, e vedo questo come un tema che sta diventando sempre, sta sovravanzando tutti i temi che sono strutturali alla condizione normale di una città, come le cose normali, distribuire l'acqua. Sembra che la Smart City sia l'elemento di punta a cui si vuole mettere davanti come facciata per fare anche campagna politica o comunque creare consenso. E sottostante a questa cosa vedo effettivamente tutte queste dinamiche, per esempio, per dire una, il fatto che le mail di tutti gli enti pubblici andranno a finire a Google,
è già così, perché è stata appena aggiudicata una gara a livello provinciale fatta da tutti i principali enti pubblici, già l'università era con Google, partono tutti i sistemi, no? I sistemi universitari, l'istruzione, e poi adesso si è propagata negli enti pubblici. Quindi sappiate, cittadini, che quando mandate un'email al vostro comune, anche se c'è scritto comune di Bolzano, di Trento, io parlo per Trento, la vostra mail passa per Silicon Valley. Quindi è soggetta a questo tipo di pratiche che abbiamo appena visto. E la cosa che volevo, giusto mentre si parlava proprio della percezione del valore del dato, io credo che ci sia qualcosa di strutturale nella nostra incapacità come persone di capire qual è il valore del dato, perché è qualcosa che sfugge all'esperienza fisica. Posso capire cos'è estrarre il petrolio, estrarre l'oro, estrarre il ferro, coltivare il grano, ma riesce difficile alle persone capire qual è il valore del proprio dato, perché pensa al dato sempre come qualcosa di riferito a sé, non pensa al valore della correlazione che deve i dati, che è il vero valore. Credo che ci sia un valore strutturale, un valore, una differenza strutturale nella percezione proprio di tutto questo. Dico solo questo, ecco, magari domande. Sì, io ho una domanda. Diverse volte nei suoi scritti ha ragionato sulla necessità di costruire delle forme di intervento politico proprio per andare a fare da contrappeso al potere che le grandi corporation hanno di indirizzare il dibattito e indirizzare le scelte politiche. Quali sono le forme di attivismo, di militanza, di organizzazione politica, secondo lei, che appunto si possono mettere in campo e ricostruire in questo momento dove, come abbiamo visto, la dimensione ideologica del dibattito è estremamente pervasiva? Una domanda preliminare, posso anche parlare in tedesco? Sì. Bene, allora così, sì. Vorrei iniziare auspicando che posso, che le possiamo rivedere fra qualche mese per una conferenza in provincia dove si parla tedesco per approfondire le tematiche di oggi. Questa era soltanto un auspicio, forse è possibile. Io volevo toccare tre punti. Il capitalismo digitale, i social media e lo stile di vita. Sul capitalismo digitale, che sembra una parola molto anche bella come innovazione e così via, io vorrei rimarcare, poi lei alla fine l'ha anche specificato, che è una cosa seria, che il capitalismo significava che il lavoro di tutti finiva per favorire il potere e la ricchezza di pochi. In quel senso, capitalismo digitale significa che oltre al nostro lavoro retribuito, anche il click, anche il lavoro non retribuito, i nostri dati diventano oggetto base per arricchire potere e soldi nelle mani di pochi. Ecco, questo volevo avere la conferma se la mia valutazione è giusta. Poi, secondo punto, social media. Io contesto giudizi sui social media. Allora, rivolgo ai giornalisti anche. Ci sono social media e social media. C'è Facebook, ma c'è anche Diaspora. Nessuno lo conosce, ma esiste. Ci sono social media non mossi dai meccanismi del capitalismo digitale, ma dalla voglia di comunicare tra cittadini. Ecco, volevo anche avere conferma su questo. Non voglio fare esempi, Telegram viene accusato di essere il luogo per i terroristi, ma forse un pezzettino è diverso da Facebook. Ok, il terzo stile di vita proviene da questo secondo punto, voglia di comunicare. Se noi come cittadini ci accontentiamo di
di quello che ci viene fornito. E se i nostri governi si accontentano di quello che viene fornito a loro, come è stato descritto, lasciamo perdere. Altrimenti, come cittadini, dobbiamo operare, dobbiamo agire, dobbiamo prendere una coscienza digitale. In Germania il concetto dell'autodifesa digitale è discusso, in Italia non esiste. In provincia potrebbe essere... Come non esiste in Italia? C'è un libro... Autodifesa digitale, come agire come cittadino in modo da poter ricordare come controllare i propri dati, come prendere possesso dei propri dati. In Germania c'è un premio, si chiama Big Brother Award, che viene dato ogni anno, e lì ci sarebbe da discutere, è un premio negativo, vengono premiati coloro che gestiscono nel modo più brutto i dati. Quello del politico è stato assegnato al Ministero della Difesa, che è sotto la voce della difesa digitale, sta mettendo in campo una troupe offensiva digitale. Quello sulla cultura è stato dato a due università di Monaco, che pagano il leader mondiale del e-learning per fare i corsi, dando al leader mondiale americano il diritto di tenersi tutti i dati degli studenti, i risultati dei corsi e così via. Ecco. Bene, grazie. Grazie. Ancora una, poi facciamo replicare magari, se no già nel frattempo c'è il signore, un attimo. Una domanda riferita a un libro che ho letto ormai quasi 15 anni fa. Si intitolava Un manifesto hacker, World Project. Sì. E lo conosce. Ecco, Hacker's World. Devo dire, allora mi era piaciuto molto, ma alcuni dei concetti che c'erano dentro non mi parevano tanto chiari. Diciamo che mi sono diventati molto chiari negli ultimi anni e in qualche modo con quel libro c'è una sorta di chiave interpretativa di questo capitalismo digitale, cioè divide la società in due categorie, i capitalisti che sono la classe editoriale e il popolo che è la classe hacker, la classe produttrice di dati. Noi siamo le pile del Matrix e loro sono quelli che hanno i tubi e hanno il controllo sui dati. Se questa analisi è abbastanza, io la trovo abbastanza cansante onestamente, la risposta al capitalismo che era stata di dire tassiamo le transazioni finanziarie, cioè il problema è il capitale, in questo caso, allo stesso modo, se il capitale del capitalismo digitale sono i dati dei cittadini, benissimo, allora io faccio in modo che appunto il quartiere abbia i dati dei cittadini gratuitamente, ma se io ho un grosso social network eccetera che voglio gestire i dati dei cittadini, allora più grande sarà la quantità di dati che questo gestisce e più grande sarà la quantità di soldi che lo Stato dovrà pretendere da questo social network e fare in modo di restituire ciò che questo sta in maniera nascosta rubando alla società, perché è un valore, e siccome in questo mondo il valore è quello che sono, non so se questa mia analisi può avere un senso, voglio dire la sua opinione. Ok, facciamo replicare un attimo, poi facciamo un ultimo giro di domande. Diciamo che chiare senza risposte, forse così sarebbe più interessante. La domanda su sì, che possiamo fare a livello della città, sì, questo esempio che lei ha menzionato su email che adesso appartengono a Google, diciamo un po' meglio, io ho cercato di dirlo, però non avevo abbastanza tempo forse, che l'introduzione
visione della retorica della Smart City, ma anche della shared economy, è collegato con l'austerità, sì, è il taglio della spesa pubblica, perché è evidente che se il governo di Trento o Bolzano non ha i soldi, è ovvio che il governo di Cosenza in Calabria non ha i soldi neanche. Sì, quindi è evidente che quando noi lasciamo i cittadini, ma anche i governi, senza risorse, perché c'è questa dittatura dell'austerità, è evidente che loro cercano a offrire i loro servizi, nel caso dei governi locali, in modo più accessibile, ma anche in un modo che può continuare a servire il pubblico. E qui il fatto che la maggior parte dei servizi di Google, di Amazon, di Facebook, di Microsoft possono stati offerti in un modo sia gratuito o sia quasi gratuito, perché c'è un altro elemento, c'è un altro modo di produrre valore, in questo caso la raccolta dei dati, aiuta queste aziende a vincere tutti questi concorsi che il settore pubblico organizza. E qui c'è una situazione abbastanza triste, perché è evidente che senza cambiamento strutturale a livello della spesa pubblica e senza, diciamo, finire questa dittatura dell'austerità, o senza forse cambiare un po' le condizioni con le quali noi organizziamo tutte queste gare, questi concorsi, tenders, sì, pubbliche, noi non possiamo cambiare nulla. Quindi non è solo un problema di tecnologie, è ovvio che è un problema del settore pubblico, ma anche un problema della crisi a livello nazionale. E non solo in Italia, la stessa cosa sta succedendo in Germania o anche in Spagna, ad esempio. Sì, è molto difficile, come voi forse già sapete, è molto difficile, ad esempio, anche nel settore pubblico, a fare business con startups invece di queste aziende enormi tipo Google o Facebook, o anche Deloitte, KPMG o The Big Four, perché loro sono capaci di offrire i loro servizi a prezzi molto più ridotti. Sì, e quando l'unico modo di evaluare queste proposte è il loro costo, è ovvio che questi burocrati sono quasi obbligati a scegliere Google e Amazon invece di startups dell'ecosistema locale, perché i startups non hanno questi fondi dell'Arabia Saudita e non hanno il modo per approfittare dei dati che loro anche sono capaci di raccogliere. Quindi qui è un problema, diciamo, troppo difficile. Che possiamo fare e che forme dell'attivismo e della militanza politica possiamo creare qui? Credo che dobbiamo pensare un po' meglio quale istituzioni dell'intermediazione vogliamo creare per rappresentare anche tutti gli utenti e tutti i cittadini che producono questi dati. È evidente che durante conflitti industriali 200 anni fa, sì, no? Abbiamo creato i sindacati, sì, per proteggere, per rappresentare gli operai, sì, perché era ovvio che avevamo bisogno di un attore intermedio che può, diciamo, che può negoziare, sì, con le aziende, con le piattaforme. Non abbiamo questo tipo di un attore intermedio nelle situazioni contemporanee, non abbiamo nessuno che può rappresentarci come un gruppo, sì, come un cluster, e quindi dobbiamo pensare su questo, ma credo che dobbiamo anche trovare un modo in cui possiamo
parlare dei dati in un modo politico e economico. Sì, dobbiamo, noi siamo riusciti a parlare in questo modo della naturezza, della natura, sì, 40 anni fa, sì, ovvio che tutti, non tutti, però un sacco di movimenti sociali basati sull'idea dell'attivismo ecologico, anche loro non sono riusciti a cambiare molto a livello dell'economia mondiale, però è evidente che loro sono riusciti almeno a introdurre il concetto del cambio climatico nel nostro discorso. Quindi noi possiamo almeno capire le conseguenze di non fare nulla in questo ambito. Con i nostri dati non abbiamo un'idea di ciò che succederà se continuiamo così. Se non c'è un info apocalypse, se non c'è una visione apocalittica che già abbiamo con il cambio climatico, ad esempio. E perciò è molto difficile spiegare anche alla gente perché noi dobbiamo combattere queste aziende, perché è evidente perché noi dobbiamo combattere Shell, ExxonMobil o BP. Sì? Non è ancora evidente perché dobbiamo combattere Uber o dobbiamo combattere Google. Sì? Ma ogni volta, vedo un esempio molto facile, ogni volta che voi usate Google e voi vedete questo, diciamo, window, questa finestra, sì, che appare sul schermo, che vi chiede a provare che voi non siete un robot. Avete visto questo? Sì, lo dicono che dovete provare a confermare questo. E per fare questa confermazione, loro vogliono che voi, ad esempio, distinguete tra l'immagine dell'auto e l'immagine dell'albero, ad esempio. Se avete visto questo tipo di esercizio che loro vogliono che voi fate. Le immagini sono... Sì, ci sono 9 o 8 immagini, voi dovete scegliere tutte le immagini con le strade, tutte le immagini con le macchine, tutte le immagini con, non lo so, con l'acqua, sì? Questo è normale, che noi siamo abituati anche a farlo per Google, non so perché, però noi pensiamo che questo è un elemento normale delle nostre vie quotidiane digitali, che Google vuole sapere che noi non siamo un robot. Sì, io non so perché questo è diventato così normale, perché il problema è il problema loro, non è il problema mio. Sì, che io devo, loro devono, diciamo, trovare un modo per identificarmi senza fare questo tipo di esercizio. Voi dovete capire perché Google vuole che noi facciamo questo. Perché è evidente che questi esercizi, questi, diciamo, tasks, questi lavori che noi facciamo, sono lì solo per allenare i sistemi dell'intelligenza artificiale di Google per riconoscere gli oggetti in queste macchine guidate da sole. E questo è alla base del riconoscimento degli oggetti di questi rete neurali, sì, neural networks. Questo loro lo fanno così, sì? Questo, se voi studiate un po' il meccanismo di deep learning, il meccanismo soprattutto basato su questo sistema di neural networks, loro vogliono proprio avere un sacco di gente che insegnano a Google a distinguere tra gli oggetti. E questo è un lavoro gratuito che noi facciamo, perché Google ci dice che se noi non proviamo che noi non siamo un robot, loro ci bloccano. Sì, è ovvio che se esistesse un altro motore di ricerca, noi possiamo anche dire, va bene, noi utilizziamo Yahoo, sì, o Bing, sì, possiamo anche dire questo, però nessuno vuole utilizzare Bing. Sì, sì, esiste, io lo so, esiste DuckDuckGo, lo so, esiste, sì, esistono
questi motori di ricerca piccoli, però la maggior parte di voi preferisce anche lavorare un po' per Google gratis, e così poi noi scopriamo che in America, solo in America, esistono 3.5 milioni di camionisti che è evidente che loro perderanno il loro lavoro quando tutti questi camions sono diventati capaci di stare guidati da soli. È così. E poi forse anche questi camionisti scoprono che loro hanno insegnato a Google a fare il lavoro suo, a lavorare. Ok, quindi senza capire bene come queste economie digitali funzionano, non possiamo fare nulla per combattere in nessun modo di vista, perché non capiamo proprio come funziona questa economia digitale, da dove viene tutta questa intelligenza che queste aziende hanno creato. Sì, io vi dico che l'esempio che ho detto, su queste immagini è molto evidente, quindi noi possiamo capire che cosa sta succedendo, ma noi facciamo 10.000 click forse ogni giorno, sì? E non è evidente quali di questi clicks fanno un tipo di lavoro che noi neanche riconosciamo come un lavoro. Sì, ma Google è capace di utilizzarli per creare un altro sistema di intelligenza artificiale che fra 2 anni forse c'era, non lo so, un'industria completamente diversa che non esiste oggi. Ok, io devo accelerare un po' le risposte. Quindi, capitalismo digitale, sì, queste 3 domande sull'estrattivismo di dati, social media e lifestyle. Und ja, nächstes Mal kann ich diesen Vortrag auch auf Deutsch halten, ja, so, keine Probleme. So, so okay, let's go back to extract. Ma, ok, quindi, estrattivismo dei dati, ho già spiegato adesso, poi social media, l'esistenza di diaspora, sì, diciamo, esistono infrastrutture già che sono capaci di creare un altro modo di diffondere l'informazione. Sì, esistono social networks diversi che non sono basati sulla logica delle pubblicità. Io credo che io più o meno ho detto questo, però il problema è che senza un cambio della politica anche industriale a livello europeo, noi non riusciamo a creare un diaspora che possa veramente combattere Facebook, perché diaspora adesso è un servizio che è molto utile per 2000 kids, sì, ma non è utile per gli altri. Questo non significa che noi non possiamo creare un'altra diaspora che forse può fare anche le cose che può essere utile agli altri, però per fare questo noi dobbiamo mettere un sacco di soldi nel sviluppo della diaspora e il suo ecosistema. Sì, ok, abbiamo questi soldi, i fondi europei, abbiamo un sacco di programmi come Horizon 2020, esistono queste risorse. Però anche lì a livello europeo la maggior parte di questi fondi sono bloccati, diciamo sono appropriati, diciamo, lobbisti di Telecom, lobbisti delle stesse aziende tecnologiche di cui parlavo io prima. Google adesso ha più lobbisti di Goldman Sachs in America, ma anche in Europa. E quindi dobbiamo, non credo che io dico qualcosa diciamo molto, molto radicale, ma esistono questi fondi con cui possiamo creare un ecosistema, un'infrastruttura più decentralizzata, più diciamo favorevole all'emergenza dei sistemi, dei business models che non sono basati sulla sorveglianza. C'è un termine molto interessante
quale anche io uso spesso, il capitalismo delle sorveglianze, sì, surveillance capitalism in inglese, sì, questo è un termine molto interessante perché proprio punta nella direzione del problema, perché il problema è che, come ho già detto, la logica che spinge tutto questo sistema adesso è la logica dell'estrattivismo, sì, dell'estrattivismo dei dati per la sorveglianza, per la pubblicità, per la creazione dell'intelligenza artificiale. Possiamo creare un altro ecosistema, possiamo creare un'altra infrastruttura, ma questo non è un lavoro che 10 hackers possono fare da sole, in una stanza dell'università, in una camera, in un'aula, sì? Questo è un lavoro, e anche in America è stato così, e questo credo che per noi è una difficoltà enorme, perché gli americani hanno creato un sacco di miti che loro utilizzano per dire al resto del mondo che Silicon Valley sia qualcosa molto organico. Questo è il sviluppo quasi naturale del progresso tecnologico, questo è il continuamento naturale del progresso tecnologico. Ma dietro tutto ciò c'era una politica molto forte, una politica industriale con fondi giganti. Sì? Durante la guerra fredda, dove gli americani hanno messo un sacco anche di interventi governamentali. Sì, questo non è solo le attività del settore privato. In America la creazione del Silicon Valley era un progetto dello Stato. E anche in Cina, negli ultimi 10 o 15 anni, questo è stato un progetto dello Stato. E loro, in America, ad esempio, loro hanno utilizzato tutti gli strumenti che avevano a livello, ad esempio, del commercio mondiale, per fare più facile a estrarre i dati degli altri paesi, degli altri cittadini, e fare quasi impossibile agli altri paesi a sviluppare le loro proprie industrie del genere. Questo spiega perché, ad esempio, non esiste più un'azienda come Olivetti. Perché negli anni 80, negli anni 70, questo, diciamo, presentava un pericolo enorme a Apple e a IBM. E non dico, non voglio fare un complotto qui, presentare un complotto perché loro hanno distrutto le venti, ma loro hanno creato condizioni a livello mondiale, nel commercio mondiale, con tutti questi trattati che sono stati firmati negli anni 70. Adesso noi parliamo solo di TTIP, di TISA e di TPP, però negli anni 70 loro hanno già firmato un sacco di trattati sul commercio mondiale, dove loro volevano e sono riusciti, infatti, a liberalizzare il flusso dei dati. E questo, e adesso loro continuano a dire questo, che l'obiettivo principale non solo degli Stati Uniti, ma anche d'Europa, anche della Commissione Europea, è accelerare il flusso dei dati. Free flow of data. Questo, diciamo, è l'obiettivo. E se esiste questo flusso dei dati permanente e liquido, è l'unico paese che è capace di approfittare di questi dati è America. È evidente che gli altri paesi perdono. E qui, di nuovo, non credo che io dico qualcosa xenofobo, anti-americano. Questo è il risultato della loro politica industriale, ma anche della loro politica statale. E se noi vogliamo creare un'alternativa a questa politica, dobbiamo anche, diciamo, agire a livello nazionale, ma anche a livello europeo. Quindi, e poi, autodifesa digitale, sì, io sono d'accordo, dobbiamo introdurre questo concetto anche
dibattito in Italia, ma credo che è stato già introdotto. Io ho visto questo libro del gruppo Impolitas sulle autodifese digitali, infatti, che è stato pubblicato 3 mesi fa o 6 mesi fa, non so. Quindi non è vero che non esiste questo dibattito in Italia. Hacker Manifesto, questa è una domanda, diciamo, interessante, ma anche un po' difficile. E anche le che possiamo fare con l'appropriazione, forse sì, dei dati, del valore che produciamo noi. Io non avevo il tempo per presentare la mia visione, diciamo, globale e comprensibile all'inizio del capitalismo digitale, ma io cerco a creare una periodizzazione di questo capitalismo che ci può aiutare a anche capire il futuro di questo capitalismo digitale. E il problema che noi non riconosciamo bene è che non c'è una permanenza alla base di questo capitalismo digitale, non c'è un modello fisso basato sull'estrattivismo dei dati che può durare per sempre. Io voglio spiegare questo un po' meglio. Come io ho detto all'inizio, è vero che negli ultimi 10 anni la logica della pubblicità era molto forte nella creazione degli incentivi della raccolta dei dati. Sì, quindi perché queste aziende volevano raccogliere tutti questi dati? Perché loro potevano utilizzare questi dati per migliorare il targeting, sì, di questa pubblicità, questi ads che noi vediamo ogni volta che utilizziamo Google. Poi hanno capito che loro possono anche utilizzare questi dati per fare anche più soldi, in un modo anche più rentabile, con il sviluppo dei servizi basati su dati e sulle infrastrutture che loro hanno già creato per servire la pubblicità o per servire online shopping, sì? Nel caso di Amazon. Quindi, che cosa ha scoperto Amazon 10 anni fa? Che loro hanno un parco di servers enorme, che loro hanno una capacità di computing molto forte e che loro possono anche prestare questa capacità agli altri in un modo anche più rentabile della vendita dei prodotti su Amazon. Non so l'espressione in italiano, però in inglese si dice profit margins. Margine del profitto, sì, esatto. E quindi nel caso di Amazon, questo margine del profitto su servizi informatici che loro vendono è molto più alto che il margine del profitto su prodotti che loro vendono. E per me questo è molto importante, perché questo può anche plasmare il mercato interno, perché la logica del profitto determina le condizioni su cui queste aziende lavorano e su cui tutti gli investimenti sono fatti. E nel caso di Google, loro hanno scoperto la stessa cosa, che con le infrastrutture che loro già hanno e con i dati che loro hanno raccolto e hanno trasformato nell'intelligenza artificiale, loro possono guadagnare molto di più che con la pubblicità, perché la pubblicità è un business molto anche precario, posso dire, perché tutto dipende dello stato dell'economia globale. E noi non siamo riusciti a creare condizioni in cui la gente può continuare a guadagnare un po' di soldi per comprare tutto ciò che è stato advertised, sì, pubblicizzato su queste piattaforme. E qui finisco qui, però questo è un punto molto importante, perché è evidente che questi sussidi che loro ci hanno dato per 10 anni per raccogliere i dati non possono durare per sempre. Perché è evidente che arriva un momento fra 5-10 anni, forse anche 5-10 mesi, quando loro hanno raccolto abbastanza dati
per avere servizi dell'intelligenza artificiale su cui tutti noi, ma soprattutto i nostri governi e il resto dell'economia, tutti gli altri startups, dipendono. E in questo caso loro possono fare ciò che vogliono con i servizi che adesso loro offrono gratis. Social networking, search, quasi tutto, che noi pensiamo è gratis e sarà gratis per sempre. Sì, quindi le uniche cose che voglio dire qui, che voglio anche enfatizzare, è che senza avere questa penalizzazione,